Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo un video non troppo lungo, un video breve per parlarvi della nostra cucina un anno dopo. Quindi dopo un anno di utilizzo vi dirò più o meno come ci siamo trovati e le cose che sono andate bene, le cose che avremmo voluto cambiare o prendere diversamente. Allora, innanzitutto per quanto riguarda gli elettrodomestici, devo dire che gli elettrodomestici che abbiamo preso, sia microonde che forno che piano cottura che lavastoviglie, sono tutti elettrodomestici by IKEA. Ci siamo trovati bene per adesso, non hanno avuto difetti o problemi strani, quindi anche il forno cuoce molto in fretta, il microonde è bello spazioso, la lavastoviglie non ha dato problemi. Devo dire che come elettrodomestici ci siamo trovati bene. Per quanto riguarda però il piano cottura, io avrei preso un piano cottura più grosso, perché il nostro piano cottura, avendo 4 fuochi, diciamo che se avete troppe pentole sopra, gli spazi sono quelli che sono. Quindi esiste anche un piano cottura all'IKEA da 5 fuochi, che è molto più spazioso avendo il fuoco centrale, quindi se siete abituati a cucinare con tante pentole sul piano cottura vi consiglio di prendere quello, anche se il nostro a livello di pulizia è facilissimo da pulire perché è un piano di vetro temprato e quindi lo pulite molto in fretta con uno sgrassatore o un prodotto per i vetri. Per quanto riguarda i mobili, devo dire che a livello di resistenza e comunque di praticità sono al top, in quanto se vi capitasse comunque di rovinare un'antina o un pezzettino del mobile, sapete che comunque all'IKEA potete andare in negozio direttamente col codice del mobile e prendete la parte sostitutiva che avete rovinato senza dover fare tanti giri. Per quanto riguarda i mobili, dove abbiamo preso le ante con all'interno i piani, i ripiani, comunque dove posizionare piatti, pentole, quel che si voglia, avrei preso al posto delle ante in certi punti molti più cassetti, perché sono pratici quelli dell'IKEA e comunque ci sta parecchia roba come sui ripiani dei mobili. A livello di barre dove posizionare la roba, che possono essere spezie, che possono essere cereali, che possono essere sale, zucchero, quello che si voglia, noi che avevamo preso questo tipo di barre sono comode, però dopo un anno dico che avrei preferito prenderne un altro modello, magari quelle con i gancetti, dove si possono comunque posizionare tutte le cose e secondo me a livello di praticità sono molto più pratiche di queste. Come lavandino, devo dire che il nostro lavandino, che è in ceramica, è molto ampio, è molto bello, si lavano bene le pentole dentro, però per quanto riguarda il suo utilizzo, essendo di ceramica, se vi scappa una volta una pentola o un bicchiere dentro, sicuramente o si scheggia o si rovina o si vena. Quindi bisogna dare un minimo di attenzione nell'utilizzo. E oltretutto, avendo solo la vasca e non un piano dove appoggiare i piatti e le pentole lavati, dovete attrezzarvi, come abbiamo fatto noi, di prendere un qualcosa dove appoggiare i piatti o i bicchieri che si sciacquano invece che metterli in lavastoviglie, perché il piano in legno non bisogna bagnarlo, non bisogna comunque lasciarlo troppo umido perché assorbe umidità e si rovinerebbe. Anche questo, come piano, devo dire che ci siamo trovati bene, è bellissimo, sta bene con la cucina, però a livello di praticità bisogna stare molto attenti perché si segna subito e quindi se cucinate parecchio durante la settimana e soprattutto non avete certe accortezze, quindi appoggiare pentole, appoggiare piatti, bicchieri, roba bagnata, mi raccomando, non prendete questo tipo di ripiano, ma prendetene un top in quelli plastificati sopra, che si rovinano molto meno. Quindi spero che questo breve video vi sia servito a capire quali possono essere i pregi e i difetti per una cucina IKEA. Se vi è piaciuto comunque il video, mi raccomando un pollice in su, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche in modo che non perderete nessuno dei nostri video e ci vediamo al prossimo video su Ginger Life. Ciao a tutti!